Buongiorno bambini, oggi ci occuperemo della nuova unit che riguarda gli oggetti della casa. In questo primo esercizio ci sono alcuni oggetti principali che possiamo trovare in casa, come per esempio chair, la sedia, lampa, la lampada, cooker, cioè la cucina. Poi ci sono i fornelli, wardrobe, dove troviamo c'è il nostro armadio, TV, mirror, lo specchio, bookcase, che è la nostra libreria, bed e il letto, fridge, che sarebbe il nostro frigorifero, sofà, che sarebbe diciamo, sofà in genere è il divano, e armchair è la nostra poltrona, e qui la individua come sofà. Ma tenete conto che la poltrona si può chiamare anche armchair. Bath, che è la nostra vasca da bagno, e table, che è il nostro tavolo da cucina. In questo esercizio invece dobbiamo leggere, read, and color, e colorare. Quindi, in questo caso, nella prima richiesta, the roof is red. Quindi il tetto è rosso. The windows are yellow. Quindi le nostre finestre sono gialle. The door is green, quindi la porta è di un certo colore. E infine il nostro chimneys is blue, quindi il nostro caminetto è di un certo colore. In questo caso la consegna è colorare le varie parti della casa esterna, come indicato dall'esercizio. Nel terzo esercizio, invece, dobbiamo indicare cosa c'è e cosa non c'è nella nostra casa. Ecco, nella casa qui disegnata. There is è l'espressione per dire c'è ed è usata al singolare. C'è una determinata cosa, una cosa. In questo caso, there is a fridge. Ecco, è vero o falso? True or false? Quindi, dove troviamo il nostro frigorifero? In cucina. E c'è questo frigorifero in cucina? Quindi, è vero o falso quando si dice there is questo oggetto fridge? C'è, è vero, quindi dobbiamo scrivere qui, in questo spazietto, la lettera T di true. Se forse falso, scriveremmo F di force. Questo. There is a table in the kitchen. Kitchen è cucina. Andiamo nell'area cucina. C'è un tavolo in cucina? Vero o falso? True o false? Dobbiamo inserire la risposta qui nello spazio. Guardate qui, c'è un table? C'è? Vediamo. There are invece al plurale, significa ci sono tre, in questo caso three bags. Ci sono tre letti. Andiamo a contare nella nostra casa se ci sono veramente tre letti. Uno è qua e altri due nella cameretta. Uno nella camera dei genitori e due nella cameretta. Ci sono three beds, quindi ci sono tre letti.
Vero o falso? Questa è un'affermazione. There are three bats. Ci sono, allora, è vero o falso? Abbiamo contato, dobbiamo scrivere qui nello spazio dedicato se l'affermazione true o false. There is a sink in the bedroom. Sink significa lavello. Andiamo a vedere se nella nostra bedroom c'è un lavello. Ricordo che bedroom vuol dire camera da letto. C'è un lavello, un sink. E nella camera da letto. Questa è l'affermazione, vero o falso? True or false? Andate a guardare la casa e vedete se nella camera da letto c'è un sink, cioè un lavello. Andiamo alla quinta affermazione. There is a bed, cioè un letto, in the living room, cioè la stanza da pranzo. Quindi there is a bed in living room. C'è questo bed, questo letto nella stanza da pranzo? True o false? Sesta domanda, anzi sesta affermazione. There is a wardrobe. There is a wardrobe. Quindi c'è un armadio, wardrobe. In questa casa c'è? Verificate, true o false, da scrivere qui nell'apposito spazio. There are four windows, anzi. Verificate, ci sono four windows. Vero o falso? True or false? Inoltre, l'ultima domanda, there are two armchair. Abbiamo detto che armchair significa poltrona. Verificate se in casa ci sono due armchairs. Buon lavoro. In questo esercizio dobbiamo colorare il rettangolo. Con la giusta affermazione, quindi con il termine giusto in base all'illustrazione. Quindi la domanda è: which word, quale parola è quella giusta? Is it? Which word is it? Questo immagina quale parola corrisponde. Color the right rectangle. Colora il rettangolo giusto con la parola corrispondente all'immagine. C'è una certa immagine e noi dovremmo quindi sapere se, per esempio, nella prima immagine è raffigurato un roof, un house o un bed. Dobbiamo scegliere una di queste alternative e colorare il rettangolo giusto. Anche nel secondo. E la seconda figura lo stesso. Quindi è una bedroom, è una kitchen, oppure una bathroom. Controllate l'immagine e rispondete, quindi colorate il rettangolo giusto. Terza immagine è una bathroom, una bedroom o una kitchen. Kitchen. Guardate i mobili e verificate. Questo è un certo oggetto che esiste in tutte le case, quindi è una window, door o wall. Quinta immagine, questo ambiente della casa è una bathroom, bedroom o kitchen. E così via. Sesta immagine, è una kitchen, una
Qui c'è da sottolineare un po' una differenza tra termini. Per esempio, la dining room è più indicata come sala da pranzo, quindi dove si pranza, c'è un tavolo e delle sedie, mentre un altro ambiente che è molto simile è il living room, ma in questo caso non si pranza, non si cena, ma c'è un il corrispondente del nostro salotto, dove c'è un sofà, magari un tavolo, table, c'è un armchair, c'è la TV, e dove ci si può rilassare, giocare, eccetera. Mentre la dining room è, diciamo, un ambiente diciamo, dove si privilegia il consumare la cena, il pranzo, eccetera. L'ottava immagine è, secondo voi, un door, un house o un window? Nona immagine, cosa sarà? Roof, house o garden? Questo ambiente sottolineato dalla freccia, indicata dalla freccia, che cos'è? Un garage, una bedroom o un door? Buon lavoro, ragazzi.